c'è stato è un riformismo di stampo marxista. Quello di Craxi è un puro revisionismo, in cui fa giustamente, fa pulizia di illusioni, cioè la via riformista al socialismo come voleva Turati non esiste da nessuna parte, non è mai esistita, era un elemento che permetteva di far passare una via gradualista e che era un grande successo, ma dal punto di vista teorico non sta in piedi. La lascio lì, mi piacerebbe sentire il parere di persone come Tognoli o come Finetti, ma anche vedere che sono stati testimoni, protagonisti, ma anche che appassionatamente hanno riflettuto su questo. Detto in una parola, un disegno troppo ambizioso per un'Italia, se volete confortarvi dite che non si meritava Craxi, se lo volete vedere dall'altra parte, Craxi ha voluto un disegno che io mi meraviglio che abbia camminato un po', non che non abbia avuto successo, perché non poteva avere successo, perché i pilastri culturali di questa Italia, culturali, politici e profondi, non lo consentono. E scusate, non so se provate a pensare, la sua stessa vicenda personale così tragica, che non è mai avvenuta nella storia di tutta l'Italia contemporanea, anche dell'Ottocento, è la metafora del bando che l'uomo ha subito per quel che ha osato dire e osare proporre. Poi nel concreto ha fatto anche lui, io credo, gli sbagli degli ultimi anni, non credendo più nel progetto e cercando di integrarsi, no? Quel famoso... l'alleanza con Andreotti. Sì, Forlani, Andreotti, anche perché vedeva che non c'era più il tempo per fare grandi progetti, ma quella, anche senza quella, il progetto non poteva procedere. Secondo me bisogna ribaltare la domanda, non perché è fallito, ma perché ha camminato un po' e ha avuto anche successo, quello è la grande sorpresa. Perché altrimenti c'è il rischio del vittimismo. Avevamo ragione, ma ci è andato torto, siamo vittime. Non siamo vittime, è che abbiamo creduto e crediamo probabilmente in un progetto che non è che l'Italia non si meriti, l'Italia è fatta diversamente. L'Italia è fatta, ma guardate i partiti che ci sono, è riuscito a fare una specie di rivoluzione elettorale Berlusconi, perché Berlusconi non è un uomo della politica tradizionale, ha utilizzato i mezzi dell'imprenditore. C'è un mercato che a queste domande mi dà una risposta, gli faccio l'offerta politica e gliela do, ma non ha un progetto di trasformazione dell'Italia, ha un progetto di marketing, con tutta la nobiltà della parola, non sono un demonizzatore. Io credo che su questa strada forse riusciremo a darci pace anche, perché altrimenti rischiamo di essere perennemente dei... esuli con il peso sulla realtà di essere state delle vittime, e ce la siamo cercata un po', purtroppo, da questo punto di vista. Questo non è che ci consola, ma non deve cercare di trovare la colpa negli altri. In politica ognuno fa il suo gioco, e questo gioco era un gioco che era ad altissimo rischio e purtroppo l'ha pagato anche personalmente.